con una chiesa di San Petronio colma di persone, si sono celebrati oggi pomeriggio i funerali di Imelda Ghetti, la donna investita a Castel Bolognese sabato scorso da un pirata della strada arrestato nella giornata di mercoledì, grazie alla segnalazione anonima di un cittadino che aveva riconosciuto l'auto a cui le forze dell'ordine stavano dando la caccia da diversi giorni. La violenza dell'incidente e la relativa fuga dell'automobilista hanno acceso i fari sull'ennesima tragedia della strada, tanto da portare molti castellani oggi in chiesa per l'ultimo saluto alla loro concittadina, ex maestra e madre dell'assessore Morini. Presenti alla funzione anche il sindaco Bambi e la giunta e l'assessore frentino alle attività economiche, Gaspare Menzoni. Terminata la messa, un lungo corteo ha accompagnato verso il cimitero la salma di Imelda Ghetti. Frattanto, il pirata della strada, dopo l'arresto di mercoledì a Lugo mentre si trovava in visita ad un familiare, ieri mattina è comparso di fronte al giudice Materia, che ha fissato per il 20 dicembre l'inizio del dibattimento per i vari reati contestati all'uomo, 58enne disoccupato, impedendogli nel frattempo di abbandonare il comune di residenza, Crespino sul Lamone, e con il divieto di uscire da casa dalle 22 alle 7 di mattina. E come spesso succede, chiusa una tragedia, se ne aprono immediatamente delle altre. Notizia di questa mattina, una 47enne faentina è stata investita da un'altra auto pirata Toscanella e scaraventata in un fosso. La prognosi della donna, che personalmente è riuscita a chiamare il 118 per chiedere i soccorsi, è attualmente riservata, ma la signora non sarebbe in pericolo di vita. Non a lei, oh Signore, risplenda lei la luce perpetua, riposi in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne. Federico Lega, Perfezza Web TV.